rispetto a questo libro che si chiama Economia e politica, scusate, Economia e finanza, anzi Economia e politica, Economia e finanza, beh comunque anche Economia e finanza, perché Economia e politica possiamo dire, ma Economia e politica no. Economia e finanza, abbiamo fatto un preambolo e poi una conferenza dal titolo Alibi, quindi cominciata col preambolo e con l'alibi. Alibi, adesso invece la crisi. Ecco. C'è questo che non ho, l'oratore non si è preparato, perché i ritagli, i cosiddetti ritagli di tempo sono stati impiegati per correggere il libro La politica e la sua lingua, che diciamo sarà sicuramente pronto per il congresso. Non so se anche l'altro, La libertà della parola, ma può darsi che anche l'altro, anzi sicuramente anche l'altro. Quindi prima del congresso ci saranno entrambi questi due libri. Mentre questo, che è un master, andrà avanti fino a luglio, sarà un Economia e finanza, e quindi è una matassa che dobbiamo svolgere. Allora, sentiamo se c'è qualche domanda. Abbiamo Edilitas, Edilitas, no? La crisi. 18 ottobre 2008. 18 ottobre 2008. Scrivendo invece 18-10-2008. Prego. Il microfono, per favore. Grazie. Economia e finanza, la crisi. Allora, c'è chi è sfiduciato e teme la crisi, anche dai telegiornali, eccetera. Quello che sentiamo è che c'è una parte che è spaventata e nel panico, una parte di popolazione, diciamo così, almeno così ci dicono, che è spaventata. Un'altra parte la vediamo invece un po' felice, quasi quasi vorrei dire, ma nel senso che vengono tempi brutti, però avevamo ragione noi, dicono loro, dice questa seconda parte. Cioè non funzionava il capitale, eccetera, eccetera. Ecco. Forse la crisi è un concetto che attiene all'economia e alla finanza, non intese come alibi, forse, della parola, ma intese come indipendenti dalla parola. Allora, se io le intendo come indipendente, allora mi aspetto la crisi, quindi non istanza di scrittura della storia all'economia, non istanza di scrittura della politica, non istanza di soddisfazione soprattutto la finanza, di conclusione, di profitto, di riuscita, ma appunto sostanziale, finanza sostanziale. E per quanto può sembrare assurdo, perché la finanza sembra già insostanziale, no? ma viene intesa forse fuori dalla parola, e quindi intendendola fuori dalla parola ci si aspetta la crisi. Forse la crisi ha a che fare col non considerare l'economia e la finanza come altrove ma localizzabili. Quando li intendiamo localizzabili, il mercato asiatico, il mercato qui, come se fosse da qualche parte. Un'altra crisi, invece, leggevo nei suoi testi, ci dice che nulla si consuma, questo è interessantissimo, nulla si consuma. Il tempo, questa crisi sarebbe il tempo, il giudizio del tempo, e la parola non finisce, il tempo non finisce, è l'opposto dell'idea di consumismo, il superfluo non finisce mai, cioè ciò che fa la vita. In questo senso la crisi non è qualcosa di spaventoso o qualcosa da attendersi.
Grazie. Bene, grazie. Che significa med? Non mi ricordo più. Med. Med in Italy. Med. Fatto? Ah, prodotto. Ah, fatto in Italia. Med. No, ma è un participio. Med perché? Fatto, participio passato. Fatto? C'è il fare, med. Ah, sì, sì. Va bene. Ho visto tante mani. Allora, dottoressa Ornella Cucumazzi, che adesso è presidente di Ediritas, sì. SRL. Allora, la crisi porta a una riduzione del consumismo, cioè il consumo di sostanza, diciamo che viene messo in discussione. Il consumo di sostanza o di beni sostanziali, no? Quando si parla di crisi, in termini di crisi economica. Secondo lei il fumo è un bene sostanziale o mentale? Me lo sta domandando? A lei sì. E lei che ha parlato di sostanziale, e lei che fuma, quindi le chiedo, le chiedo. Vabbè, beh, ci sono entrambi gli aspetti. Ma non è necessario che lei risponda subito. No, appunto. O rispondimi anche fra due ore. No, le chiedo, professore, appunto, quando si parla di crisi, e penso soprattutto nell'accezione di crisi economica. Crisi economica o finanziaria? Sì, quando si parla appunto. Oggi si dice crisi finanziaria. Crisi finanziaria oggi. Sì, sì, certo. Comunque diciamo che. Crisi economica era quella del 29, si dice così. Poi. Sì, in effetti, oggi si parla più di crisi finanziaria. Allora. Sì. Una prima domanda è questa, cioè. Appunto riguardo alla questione della crisi finanziaria di cui si parla oggi, che cosa ne pensa dell'intervento di quello che viene definito l'intervento dello Stato salvatore, cioè questa operazione. Cosa penso io dello Stato salvatore? No, appunto, visto che si parla in questi termini, se può dire qualcosa rispetto alle manovre che sono state fatte negli ultimi tempi, insomma, negli ultimi giorni. Ah, ma lei sta parlando della crisi presente? Sì. Ah, perché però, io non pensavo a questa crisi. Comunque, rispetto alla crisi presente, si parla anche di riduzione dei consumi, per quello dicevo. Sì, sì, tutto chiaro, chiarissimo. E quindi, no, appunto, mi interrogavo su questo, cioè che la crisi mette in discussione il consumismo, però questa cosa sembra passare, questa idea, diciamo così, passa attraverso appunto un'idea di risparmio. Cioè può essere interessante sì, che la crisi. Sì, no, ma viene chiamato consumo quello che è l'acquisto, non si capisce perché l'acquisto viene chiamato consumo. Compra un'opera d'arte e la consuma. Cosa consuma? Non la consuma, l'acquista. Come una data l'ha consumata, no? No, certo. La conserva, perché dire che l'ha consumata? Va bene. E poi, e comunque, insomma, c'è questa idea del risparmio rispetto all'acquisto. Poi l'altra domanda è questa. Questa è chiara, poi? L'altra domanda è questa, cioè. C'è la formula, la formulazione punto critico. C'è l'espressione punto critico che sì. Viene desunta appunto dalla chimica, dalla fisica, è ripresa anche nel discorso comune. Sì. Sarebbe il punto oltre il quale avviene una trasformazione senza ritorno. Certamente. Allora, anche se si parla di crisi, io le chiedo se questa formulazione non alluda più alla schisi. E se può dire qualcosa. Ma certamente, rispetto alla certamente, crisi e alla certamente, schisi. Certamente, non c'è dubbio, sono qua apposta. Prego, dottoressa. Volevo sapere se
Secondo lei esiste quella che si chiama la crisi di crescita? Eh già, anche quella abbiamo segnato. Oppure se la crescita è un effetto poi della crisi? Oppure se la crescita è, sì, appunto, chiaro. Bene. Qual è l'approccio con le banche in questo momento? Da parte dell'imprenditore? Questo nell'assemblea, va bene, adesso vediamo. Sì. Da parte dell'imprenditore? Ah, sì, sì, sì. Bene. Arianna e Evelyn. Arianna. J'avais un cours à l'université qui s'appelait Crise et changement. Crise et changement. C'était un cours. C'était le nom d'un cours à l'université. Et qu'est-ce que c'était l'université? Laquelle faculté vous dites? Enfin, faculté, enfin, c'était la psychologie, faculté de psychologie. La psychologie. Ah, alors, dans la faculté de psychologie, il y avait la crise des changements. Et je me demande si... C'est normal. Voilà. Alors là, si c'est pas justement quand la crise est prise comme cause, alors le changement, c'est en attendant la prochaine crise, tandis que la crise comme effet, est-ce que ça implique pas plutôt la révolution? Ok. Tout ça, c'est vite dit. Alors. 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 La semaine passée, vous avez parlé de la peur et de la terreur comme vecteur algébrique. Comment ? Vous disiez que le miroir et l'alibi de la syntaxe peut être aboli en consignant le père présent et en consignant l'autorité présente. J'ai oublié tout ce que j'ai dit la semaine passée. D'accord. Alors après, la question aussi que je voulais poser, c'est que par rapport à crise, vous dites que le crédit plus l'investissement, en fait, ça deviendrait une égalité qui arrive à la dette. Et alors, quel est le lien justement? Est-ce que quand on arrive à cette égalité-là, est-ce que ça relève du père présent? Et puis, la question, c'est est-ce que à partir de là, on fait en sorte que le semblant est une image de façade et non pas le semblant comme la question de l'insaisissable? Ecco, constatavo come sui giornali la questione della crisi odierna è una cosa, questi giornali sono una cosa proprio insulsa questi giorni, non c'è niente, non dicono niente, francesi, italiani, almeno quelli che leggo io, leggo, insomma, sfoglio. Non dicono niente, però, proprio niente, anzi, se parliamo tra poco. E sì. Accostano la questione della crisi finanziaria sì. La questione dell'ambiente, quindi la questione energetica. Ma questo dicono? C'è spesso in un articolo in cui si parla della questione. Anzi, dicono che bisogna rimandare. C'è un altro articolo sempre legato alla questione dell'ambiente, quindi la questione delle centrali nucleari e come... Sono tre questioni. Sì. Crisi finanziaria, la questione dell'ambiente che riguarda la riduzione delle emissioni di gas. Esatto. E poi la questione di trovare altre fonti energetiche, no? Sì. Ecco, sono tre cose distinte. Però mi chiedevo se questa crisi non porti a questa svolta legata proprio a questo aspetto. Dell'ambiente, no. Per il momento, anzi, rimanda la questione. Ah, rimanda.
l'accordo di Kyoto viene rimandato. Tanto vale solo per, finora in parte valeva per l'Europa e basta. Europa e Giappone, ma per quanto riguarda la Cina, l'India, gli Stati Uniti e Russia, niente. E allora? Allora l'Europa intende derogare per il momento all'accordo di Kyoto. Prego, ingegnere. Quando si dice crisi di panico, sarebbe il panico sfocia nella crisi o viceversa? Se ha senso questa formulazione. No, evidentemente non ha senso, però riprendiamo. La questione è così. E pure sembra la crisi della scuola, no? Sarebbe sì. Che c'è oggi. Sì. È sottolineata dal fatto che viene dato un giudizio, si è passati da un voto che era numerico a un giudizio non numerico. Sì. E si vuole tornare a un voto numerico, quindi il giudizio è il numero, questa sarebbe la questione. Cioè sarebbe questo fatto che viene trasformato il giudizio in numero o viceversa, sì, che produce la crisi, almeno. Sì. Oppure c'è una questione attorno a questo, nella scuola, diciamo. Sì. Il tema è questo, no? Il numero e la crisi. Il numero e la crisi, sì. Ok, io mi sono preparato solo su questo. Poi, François. Ah, maestro, un attimo solo, poi dopo François. François Keller. Autour du terme... Enfin, il y a deux termes, le capitalisme intellectuel et le terme richesse, la richesse. Alors, comme la richesse semble être reliée au souverain, le souverain c'est l'autre, alors entre le capitalisme intellectuel et le souverain, la connexion entre le capitalisme intellectuel, qui est celui que nous instaurons, non, que nous travaillons, et le souverain, qui est l'autre. Le souverain? Le souverain, l'autre. Non, non. C'est l'autre, non? Non, non, non. Non? La souveraineté, il y a un chapitre important. Il y a un livre tout entier consacré à ça. Allora. Oui. Et puis le, alors la contribution que donne la chiffrématique, d'une certaine façon, c'est une anticipation de. Ah oui, vous souhaiteriez que l'autre soit l'autre suprême. Che sia O, perché parlo O, piuttosto che parlo Ba. Allora. Non, ma voi dite che il souverain n'est pas le peuple. Mais, ah, lo peuple, ma ça n'a rien à voir avec l'autre. Bon, c'est peut-être une erreur de lecture, alors. Quelle erreur! E ha scambiato l'altro con il popolo. Beh, non c'è bisogno di tossire, così. Allora. Allora, il faut préciser chi è le souverain. Oui. Chi è? Chi è le souverain. Sì, ho capito. Par rapport au capitalisme intellectuel. C'était un altro tema. Ok. Altri? Maestro. Ci sono tante domande, però verifichiamo se con questa crisi, se ce n'è una, a livello mondiale, come pensa che si risolverà? Lei ha qualche idea? E per l'Italia
come finirà? Ci saranno molti fallimenti, suicidi, come sono successi anche nel 29? Va bene. Di qua c'era qualcun altro? Prego, Cirillo. Cyril Maifer. Si la pulsion ne peut pas être poussée, si la tension... Comment, si la pulsion est poussée? Non, si la pulsion ne peut pas être poussée ou la tension ne peut pas être tenue, c'est cela qu'indique la crise. Et si c'est cela qu'indiquerait la crise et que... Qui a dit ça? Qui a dit ça? Bon. C'était une hypothèse. Hypothèse. Et si alors, la, non. La, alors non. La crise ne se représente pas. Est-ce qu'elle indique l'abandon, le trans, comme transfert? Mm-hmm. Ok. Allora, Daniela, sentiamo Daniela. Daniela Castaldello. Dunque, mi sembra che lei metta in relazione la crisi con il giudizio, no? Con il? Giudizio. No, la crisi, la crisi è, proviene... in greco significa giudizio. Ah, ecco. È il giudizio, la crisi è il giudizio. La crisi è il giudizio. Non sono io a mettere in relazione. Ok. Allora, ma il giudizio, no? Perché non sia un giudizio morale... Perché certo. È sempre recepito come un giudizio morale, oppure si dice anche tu non hai il diritto, no? Personificando chi lo dice, sì. Di giudicare, no? Sì. Allora, il giudizio, quali sono la combinatoria, gli elementi del giudizio? Da dove proviene il giudizio? Bene. Va bene. Elisabetta, un'ultima domanda. Professore, che ne è della domanda nella finanza? Perché sembra che siano apparentemente molto lontani, cioè che la finanza non si occupi della domanda. Prego, altre tre domande, poi basta. Altre tre. Quattro. Un articolo interessante. Però velocissimi perché così, sennò arriviamo dopo domani. No, c'era un articolo interessante che diceva c'è stato il panico per tanti aspetti, no? Per la Viaria, per l'AIDS, per la mucca pazza, no? Ci sono stati che è finito in niente, oppure è finito, come dire. Oddio. In niente proprio no. No, beh, alla sono fine morti tante con la Viaria si aspettava 150.000 morti o un milione, mi ricordo più, neanche un caso. No, non sappiamo nulla. Beh, comunque questo fatto che sia frustrato, no? Questa aspettativa che dovrebbe conseguire la crisi, cioè che ci sia effettivamente la pandemia o la distruzione. Però lei mette sullo stesso piano queste cose. Ma la questione è che... È una messa in piano della crisi. Hai questo aspetto interessante che anche adesso, cioè, siccome c'è stata quella del 29 dove c'è stato il disastro, allora dovrebbe andare così anche questa, ma invece c'è questo fatto che finisce in niente, o c'è questa frustrazione. Ancora? Sì, no, okay. Ma questi altri aspetti che si ricordavano. Ho capito, va bene. Quindi se è sia... Ho capito, tutto ciò non giova a uscire dalla rappresentazione, sono cose che ruotano attorno alla rappresentazione. Non è della crisi presente che io mi occupo. Allora. Però c'è un paradosso che tuttavia viene salta all'attenzione, cioè da una parte questa questione di una deregolamentazione che ha provocato un mancato controllo. Dall'altra parte le regole che la comunità europea... È il contrario. Un momento. Sì.
le regole che sono state stabilite da Bruxelles per l'Unione Europea, che erano già per l'impresa molto penalizzanti, e quindi non evidentemente non andavano bene, sia nella regolamentazione dei prodotti alimentari, sia nelle regole, diciamo, degli standard bancari, eccetera, e per i bilanci delle aziende. Adesso questa cosa è venuta, diciamo, alla luce in modo molto, molto evidente. Quindi vorrei che, evidentemente, quindi c'era il problema, esisteva già prima della crisi, questa visione che voleva in qualche modo, creando degli standard, però faceva sì anche che l'impresa venisse penalizzata. Quindi se lei può dire qualcosa rispetto a questo, e quindi ancora una volta torna di attualità quello che lei diceva, che la trasformazione deve essere prima culturale e solo così può essere economica, finanziaria e politica, mentre invece l'Europa si è imposta come una trasformazione obbligata, un'obbligata trasformazione economica e finanziaria che non ha retto, diciamo. Va bene. Amati. Mi interessava questa questione della crisi formulata come crisi di sé. Come si dice, sono in crisi, oppure crisi di sé e crisi dell'altro, però diciamo poi l'altro sempre ricadente sul sé. E quindi mi sembra che la crisi sia una presentificazione del tempo, come se improvvisamente il tempo si abbattesse sulle cose, sull'oggetto, sul corpo. E diciamo, come si abbatte? In un'applicazione all'inverso di quelli che lei chiama teoremi del tempo. Mi interessava in particolare, quindi tutti i mali, tutti i peccati, ma in particolare l'assenza di verginità. Quindi improvvisamente tutto è consumabile, tutto è corruttibile. Quindi tutto si temporalizza, potremmo dire così. Quindi la mia domanda è: crisi e salute? Va bene. Persico, poi basta. Se no, diciamo mezzanotte. Stefania Persico. Delle volte si attribuisce alla, si dice appunto che si va in crisi perché si perde la realtà. Si perde? La realtà delle cose. Come se l'astrazione non trovi modo della scrittura, quindi come se si perdesse qualcosa nella procedura. Io le chiedevo appunto... Si perde la realtà? Sì, perdere la realtà. Va bene. Va bene. Quindi si esce dalla crisi tornando alla realtà, come se fosse possibile. Va bene. Grazie.
La divisione, secondo l'aritmetica, procede dall'apertura. La crisi attiene la divisione, come il giudizio. La crisi è una proprietà della divisione, ma anche la proprietà dell'impresa, della città, della civiltà. Questa è la crisi nel pragma. La crisi, quindi, quando interviene, quando le cose si fanno e nel modo in cui si fanno, nella struttura, quindi, dell'altro. La crisi è strutturale. Non nessun riferimento all'essere né al sistema. Questa è la crisi. La crisi che non è presente. La crisi che non risponde a un concetto, al concetto di crisi. La crisi dunque che non entra nella previsione, tantomeno nella conoscenza e nemmeno nella visione. Questa è la crisi che non solo non è visibile, ma nemmeno si vede. Impossibile percepirla. La percezione come allucinazione acustica è non solo non esclude la crisi, ma è contraddistinta anche dalla crisi. Questa, dunque, crisi che è quindi propria del tempo, e nessuno parla, nessuno ha un'idea, perché l'idea che ognuno ha della crisi risponde alla rappresentazione della crisi, alla presenza della crisi. E anche all'immaginazione della crisi o alla credenza nella crisi. Quindi crisi inconcettuale. La crisi che esclude la presa sulla parola o sulla Repubblica, o la ripresa.
Ora, tutto ciò che nel luogo comune viene chiamato crisi è la negazione della crisi. Diciamo che la crisi negata rilascia il concetto di crisi. Il concetto di crisi è prossimo al concetto di tempo, concetto algebrico o geometrico. Come nasce, si forma, si costituisce questo concetto? Sull'idea che del tempo ognuno ha. Quindi il concetto di crisi è questo. Anziché proprietà del tempo, è proprietà del soggetto. Del soggetto comunità, del soggetto collettività, del soggetto dello Stato, quello che quindi stiamo per accennare è questo, che la divisione, quindi la crisi, è incontrollabile. Da qui è incontrollabile perché secondo l'aritmetica è controllabile tutto ciò che è secondo l'algebra o secondo la geometria, ma è un controllo convenzionale. Cioè viene chiamato controllo quello che in tutte le sue applicazioni e implicazioni, quello che si esercita su qualcosa che è assolutamente incontrollabile. E allora è un controllo convenzionale. Una comunità stabilisce che quello è controllo, che quelle sono regole, che quelle sono norme e che quello è controllo. Ma il tempo è incontrollabile. La crisi è incontrollabile. E allora, dice, forse, come mai questo controllo non è riuscito? Forse le regole non erano regole, le norme non erano norme, non erano adatte a esercitare il controllo. Ma ogni controllo sull'incontrollabile, per quanto appunto controllo convenzionale, lascia l'incontrollabile come incontrollabile. Non può ridurre l'incontrollabile, non può delimitarlo, confinarlo, circoscriverlo. Quindi non basta mettere in piano il tempo o in linea o spazializzarlo, non basta spazializzare, quindi l'intervallo, l'impresa, e la città, l'industria o la finanza, perché il controllo possa dirsi riuscito. Il controllo sul tempo è un controllo che mai riesce. Quella che viene chiamata quindi riuscita
è qualcosa che deve rispondere alla, all'equazione che è convenzionale per antonomasia. Nel suo naturalismo. La divisione, il tempo nel fare, risente, quindi la crisi, risente dell'ineguale, ma il concetto di crisi e quindi di risoluzione della crisi passa sotto il segno dell'uguale e deve ristabilire l'uguale. Quindi la risoluzione della crisi è dato il concetto si risolve sempre. E deve salvare, deve salvare la comunità, la totalità, l'unità, il potere invisibile. Allora, come viene intesa, come viene concepita quindi la crisi? Dipendendo interamente dalla concezione del tempo. Quindi come rottura, come conflitto, rottura degli equilibri, quindi la crisi viene messa nella relazione. Nel due, è una crisi nella dicotomia sociale e politica e deve ristabilire, e la risoluzione deve ristabilire la dicotomia sociale e politica. Tutto un apparato medico-legale, psicocriminologico, psicofarmacologico, psicogrammaticale, è posto in azione, quindi da questa dottrina gnostica della crisi. Che il cerimoniale gnostico avvenga nel rapporto di sé a sé, o nel rapporto familiare, o nel rapporto scolastico, o nel rapporto politico, o nel rapporto economico, o nel rapporto finanziario. Qual è il soggetto? Oppure che sia un cerimoniale mondiale, che venga chiamato mondiale, discende proprio sempre dalla visione del mondo. Anche il rapporto di sé a sé è già visione del mondo. Allora,
la crisi deve prospettare, la crisi, diciamo che il concetto di crisi richiede quindi per esempio la psicofarmacologia. Quindi il positivo e il negativo dinanzi richiede l'economia del negativo, l'economia del male dell'altro, male di sé, male dell'altro, l'economia del peccato dell'altro, del peccato di sé, del peccato dell'altro, e l'economia dell'incesto dell'altro, dell'incesto di sé, del peccato, dell'incesto dell'altro. Ovvero due proprietà, cioè tra le varie proprietà del tempo, dunque la crisi, ma è anche la cura. La cura. Ciò che quindi il giudizio è del tempo, la cura è del tempo. La ragione dell'altro, il diritto dell'altro, un altro aspetto della struttura dell'altro accanto alla crisi e alla cura, e quindi un altro aspetto del fare, è la decisione. Il giudizio, la crisi, il giudizio, la cura, la decisione. Crisi è anche l'accezione di decisione. Anche consiglio, consulenza, diciamo un altro significante, non può prescindere, ma proprio sorge accanto alla crisi, quindi al giudizio, alla cura e alla decisione. Ma la dottrina gnostica della crisi dice che prescrive quindi che alla base, dunque, nel fondamento del viaggio circolare e sta il pericolo. Pericolo del tempo, quindi pericolo del giudizio, pericolo della cura, pericolo della decisione, pericolo del tempo, quindi dell'altro tempo, pericolo dell'altro. Pericolo di morte. Quindi nell'alternativa vita-morte viene situata la crisi.
cioè vita-morte, già concepita, questo binomio concepito, visto, come alternativa.